Come è noto, la Regione Campania ha stanziato un fondo di oltre 40 milioni di euro per cofinanziare delle attività che intercettano il mondo delle start-up dalla fase di pre-seed, cioè lo studio del prototipo, dell'idea imprenditoriale, sino allo sviluppo degli stage più lunghi, più lontani del venture capital, quindi l'impresa è già grande e il fatturato c'è. E noi stiamo presentando un piano per poter rendere attuato questa misura, però con un obiettivo. Guarda, Sviluppo Campania fin dall'inizio di questo lavoro ha cercato di trasformare la Campania in un'area, la Campania come altre regioni del Mezzogiorno, in un'area dove sono presenti, dove il mercato dei capitali è presente. Noi sappiamo molto bene che il venture capital è un'esperienza milanese, non del nord, è milanese. Questa cosa, diciamo, è funzione del fatto che intorno a coloro che mettono i soldi ci sono servizi, elementi di sostegno, di supporto. Ecco, no, le misure che noi stiamo studiando non servivano solamente a rafforzare il volume delle risorse finanziarie disponibili per affrontare questo tipo di rischio, ma anche per sostenere tutta una serie di attori che configurano il cosiddetto ecosistema. Vogliamo cercare di creare in Campania un sistema finanziario che funzioni autonomamente, indipendentemente da quelli che sono gli addentellati di altre regioni del paese.